Ragazzi, sono qui con un ospite speciale che è Fruit TV. Noi oggi volevamo fare una cosa nuova che non ha mai fatto nessuno ed è una cosa veramente pro. Vuoi dire qualcosa? Troppo originale, ragazzi, cazzo, nessuno l'ha mai fatto. Proprio paiura, paiura. Prova a dire qualcosa che intanto prendi i biglietti per l'estrazione. Esatto, noi ragazzi oggi estrarremo il gioco per voi. Con questi bigliettini qua, questi. Esatto, questi, guardate. Questi. Sono di carta. Attenzione, la carta migliore. Allora. Guardiamo un po' di là così che abbiamo le due riprese fighe. Uno e due. Ciao. Ora estrarremo un bigliettino. Ok. Completamente a caso. Esatto. E potrà uscire un gioco fantastico, arcade, bellissimo, che nessuno ha mai fatto su YouTube. Nella storia originale. Sei pronto? Estraiamo. Allora, vai Tonia. Estrai tu, uno a caso. Prendi. No, ne è caduto uno. Merda. Prendi quello che è caduto. Ok, dammi quello che è caduto. Quello che è caduto. Attenzione, scoprilo e di cos'è alla gente. Allora, tieni qua il microfono. Allora, dillo alla gente. Cari telespettatori del YouTube, qui tutto dal cielo. Allora, paiura, paiurissimo. Signori, il vincitore per questo video originale gameplay di oggi è... Non si legge un cazzo? Happy Wheels! Oh, che roba strana! No! Che cazzo di gioco? No, aspetta, ma... Cazzo, ma no, per niente, tieni il microfono che prima che... Qualcun altro ci chieda e ci voglia far rifare un video del genere, facciamo vedere le altre opzioni che sono. Ecco, abbiamo un altro Happy Wheels, che è un gioco fantastico. Poi abbiamo degli anni 90. Molto 90. Un altro Happy Wheels, questo attenzione, è un picchiaduro degli anni 80. Sempre un altro Happy Wheels. E ultimo ma non ultimo, il primo videogioco della storia che ha veramente caratterizzato e segnato le sorti della commercializzazione videoludica del giorno d'oggi, Happy Wheels. Minchia ragazzi, porca troia, che scelta della Madonna. Fatto sta che partiamo, Madonna. Dai, partiamo. Allora, partiamo, siamo ancora qua, fermi, muoviti. Senti l'audio, minchia. No, non play now. No. Però Slevel. Ma sto bro. Allora. Dai, quello fatto per noi, ragazzi. Noi siamo famosi noi. Buttiamo i biglietti. Il mouse. Perché vibra sta cosa? Perché? Allora. Considerazione. Inizierò a giocare io. Loading Levels. Non va. Questo gioco non va. È una merda. Non va. È una merda. Merda. Cazzo. Figa, troia. Sì, non so, intanto che cerco che fa andare, vogliamo... È caricato! Oh, intanto che cerco il livello, spiega un po' i giochi che trattiamo, che siamo veramente... Allora, noi siamo dei originali. gamer. Dico a questa telecamera, guardatemi, noi siamo dei gamer seri. Dillo anche a quello. Allora, che cazzo però è... Aspetta, dillo a quello allora. Dai, lo dico a questo. Allora, noi siamo dei gamer seri. Noi giochiamo a FIFA 14 su Xbox One. Cazzo, il giocone della Madonna. Next gen, giocone, ragazzi. Next gen. Ci sono tre peli nel culo in più rispetto alla... Allora, non sbatto. C'è Dead Race. Andiamo su Dead Race. Attenzione, Dead Race. Aspetta, volevo finire il discorso di videogiochi. Intanto gioco a 14, GTA 5. Noi siamo originali, GTA 5. Che cazzo si gioca GTA 5? È spostato la telecamera. Ma niente. Scegliamo un personaggio. Devo essere serio. Scegliamo un personaggio e non tirare giù tutto. Scegliamo un personaggio. Sì. Cos'è sto beep? Siamo nel 2014. Il padre con il figlio in bicicletta. Siamo. Com'erano i tasti? Sono già morto. Ma che gioco di merda. Non vale, è un gioco di merda. Allora, tira fuori la Nutella. No, è un gioco di merda. Tira fuori la... Noi siamo originali, noi abbiamo anche la Nutella. Perché siamo originali? No, mi scrivono pure su Steam. Non l'ha mai fatto. Porca troia, ma... Sì, ma fa culo. No, ma è un livello di merda, non funziona, è veramente buggato. È buggatissimo, non funziona. Vergognati. È buggatissimo. No, non è che non so giocare, non funziona. Fammene fare uno. Became a YouTuber free. Cos'è? Non lo so. Welcome to YouTube, I will show you how to become a YouTuber. Ah, vuol dire allora, benvenuti su YouTube. Io will, YouTuber, quindi sta parlando a tutti noi YouTuber. Sono tutti noi YouTuber, soprattutto quelli come noi che hanno tanti iscritti, vero? First you need to be a worm, vuol dire che... Vuoi diventare un verme! No, che verme, worm è... Cazzadei! Worm,
Worm è... Aspetta, mi suona il cellulare. No, Worm è... Come ti suona il cellulare? Aspetta, pronto. No, ho perso il casco! Ho perso il casco! Aspetta, a casa dei! Adesso che ci fanno andare in una discoteca! Aspetta, visualizzazioni! Oh, adesso che 10.000 visualizzazioni garantite! Grazie mille, veramente gentilissimo. Ok, andiamo pure avanti e... scusate. Vabbè, comunque, dicevo, devi diventare tiepido, Worm. Worm, e Wood è James Wood. Cosa sta facendo? Cosa fai a fare? No, cos'è sta roba? Minchia il verme. Forse hai ragione, devi fare il verme. Aspetta. Attenzione, non funziona. Ma chi se ne frega? Vai avanti. Guarda il verme. Madonna, il verme. Attenzione. Oh. Madonna che pro, sono troppo pro, cioè non si può, è troppo pro agile questa qua. Questa è abilità. È pro agile, guarda, vedi, achievement unlocked, madonna che figo che sono. Adesso vado alla FIFA 14, lo fa assolutamente un achievement, mi fa venire voglia. Minchia, vai a giocare a FIFA 14? No, zio, dai, con me non puoi, poi ora dobbiamo sminchiare la CPU a facile. Facile è difficilissimo come modalità. Esatto, molto difficile. Ah, devi ammazzare sto tizio. Solo per veri gamer. Molto cos'è sta roba? È tarocco, no, non funziona, è un livello di merda, non puoi morire in questo modo, il sangue che scorga. Devi comprare il DLC, Tonio. Giusto, papà, io allora scegli un livello, vai. Allora scegli un livello. Vai, allora, per voi Pruitt farà, come minchia si va avanti così, Rotella, vai. Allora, Sword Troll, no, fanno. No, prendi quelli a una stella che vuol dire che sono più facili. Ok, io ci sto. No, vai. Sì, no, quelli a 5 sono più difficili perché siamo pro. Va bene. Pro gamer. Ok. Allora, questo, Room Death. Ma, play now. Come si fa a giocare? Dimmi come si fa a giocare. Sì, vabbè, cioè, cos'è? Schifo, no, noi siamo pro gamer, non possiamo giocare a questi giochi schifosi. No, è ESC-R. Cioè, dai. No, guarda, dai. Cioè, devo fare un walkthrough su questo gioco. Walkthrough, come cazzo si dice? Oh, non ho mai fatto. Guarda, dai, forse ce la facciamo. Dai, devo fare. Nel culo! Che cazzo succede? Zio! Questa è una sfida alla fisica di Half-Life. No! Non ce l'hai fatta, sei morto! No! Premi 5, no, forse premi 5. Ah, non funziona, vedi, è buggato, è un glitch, vai, riprova, no, magari no. Il glitch. Cioè, va. Ragazzi, Electronic Arts fa qualcosa, qui non va bene, questo è un gioco di... No, è un gioco originale. No, ma 5 è il prezzo del DLC, sono 5 euro per andare avanti. Ma non ha più la testa, ma che cazzo succede? Dai, non hai più la testa, no, hai perso, no, cambia livello, no, è brutto. Guarda, come faccio l'arpione, lo spazio, con spazio. Che ridere, guarda, vai. Oh! Che bel trick, Il trick della Madonna, vai, riparti. Allora, aspetta, riparti. Guarda. Riparti. Per YouTube! Vaffanculo. Aspetta. Olè! No, non si può. Sono dei cheater. No, guarda, quello lì aveva, quella balestra lì aveva l'aimbot, non l'hai visto che aveva l'aimbot quella balestra lì? Madonna. Questa qua, mi fa incazzare. Dai, tieni, proviamo qualcos'altro. Sì, prova a te perché mi fa incazzare. Giusto perché voglio provare, facciamo un'altra cosa. A me l'altro giorno hanno passato un gioco veramente brutto, non so chi sia che l'abbia passato, ma l'ho provato, è veramente schifoso e vorrei recensirlo con te. Va bene, dai. E lo facciamo vedere subito. 5. Aspetta, dove sono i miei chiavi da sole? 4. Mezzo, no, scherzo. 3. 2. 1. 1. 2. 2. 3. Via. Ecco questo gioco che mi hanno passato. Madonna. Mi fa veramente schifo perché è veramente terribile. Si chiama Dim. No, giusto. E quello credo sia. Facciamo New Game, minchia, pure in inglese. Che ricchioni no, sono, dai, New Game. Sì. Cioè, facciamo Ultra Violence perché siamo dei pro. Siamo nel 2014. Siamo dei pro. Ma che. Ma dov'è sta Sicilia? Ma che grafica di merda dov'è è? Cos'è? Questa porta, evito i nemici. È una motosega. Ma che cos'è? Dai, no. Ma veramente. Senti il rumore della motosega. Ma che grafica di merda, no? È veramente terribile. Vabbè, allora. Facciamo una recensione seria, dai. Allora, abbiamo davanti della gente. Ma allora, prima di tutto. Lagga, guardate lo sparo. Lagga, cioè mancano dei fotogrammi. Guarda, poi, cioè, alla pistola e non va giù, non c'è neanche. Guarda, headshot e non te lo dice, dai. No, aspettate, no, scusate. I livelli,
No, aspetta, no, i livelli è vero, no, no, mi stanno ammazzando, ma no, ma non puoi, no, ma no, che no, 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 ma non ricaricare anche la pistola, la vita, dai, cos'è, 17, cos'è, 17, cos'è la faccia insanguinata, cos'è, 11 di vita, 11. E non ti ricarica la vita. No, la vita, dai, no, un tasto. Ma dove sta questo lo schermo? Un tasto, andiamo, coltello, coltello, a coltella, no, ma sono morto, ma che gioco di merda, dai. Dovresti far così da 15 metri, proviamo così. No, non è possibile. La doppietta, no, minchia, Ranger, il Ranger, no, minchia, c'è Ranger. Il Ranger, no, aspetta, metti a Kimbo, non funziona. Ma no, perché non c'è la Kimbo, ne raccolgo un altro. Sì, prendersi come occasione. Sì, tutte queste armi cosa sono? Sì, cosa sono? Cosa sono? Vabbè, questa cosa? Ah no, ma aspetta, 130 di vita, sì, vedi che sta già migliorando perché mi ha ricaricato la vita. Pure l'armatura. No, no, infatti, no, e vabbè, cos'è sta cosa? Ragazzi, siamo nel 2014. No, ma fa veramente schifo, cioè, animazioni terribili. Ma siamo nel 2014, tu mi devi far ricaricare la vita. Cioè, cosa sono i... Proviamo un altro gioco che mi hanno passato, che è completamente diverso, lo proviamo. No, aspetta, attenzione, ve lo facciamo vedere. Minchia, Modern Warfare 21. Modern Warfare 21. Cos'è? Guarda, guarda che grafica. Madonna. È in inglese perché è ancora una molto molto prima beta. Prima beta, è una prima beta. Quindi è ok. Realismo è perché sono pro. Realismo è perché sono pro. Guarda, allora, già dobbiamo fare la... Sentite che suoni, che qualità audio. Questa è sì. Guarda che armi nuove. La A12, ma non lo voglio perché possiamo tenere solo due armi alla volta. Guarda, mira pure le granate. Le granate. Cambi voce. Puoi cambiare le voci. E io le faccio, metto russi, gli Spetsnaz. Le crome, mi hai la donna, spesa di rinizio. Guarda, aspetta, guarda solo le animazioni come sono fatte. Che è veramente un gioco completamente diverso da Dom. Dom fa veramente schifo. Veramente, questo ragazzi, è veramente. Che no, no, tra l'altro, sto notando adesso. La mappa è la stessa ambientazione. Puoi vedere che Dom ha copiato dall'alfa di Call of Duty. Minchia, ma seriamente. Che sicuramente è uscito dopo. Li hanno copiato. Ma dai, li moli denunciamo. Il multiplayer così che sta ricominciando. Cosa ho detto? Vabbè, guarda sto H. Sì, va bene, poi. Guarda, sì. Guarda, aspetta che chiamo la MOAB, appena posso chiamo la MOAB. Quello lì aveva chiamato la MOAB. Granata perché ho messo. Guarda, era la MOAB questa, madonna. È veramente. Ma quello cosa? Guarda i cani, guardali. Vabbè, cos'è? Granata. Guarda, io sono più veloce di 200 sul verso per le armi. Ho 200 di vita adesso, no, 74. Cover me, I'm reloading. Guarda che si, guarda, no, ma è un free for all, non vedi che si stanno ammazzando tra di loro? Assolutamente, ragazzi, comprate, merita. Comprate. Real Goons Hardcore, ma perché okay, sicuramente hanno sbagliato file perché si chiama Modern Warfare 21. 21. Non 22, 21, pre-alpha. Ragazzi. Pre-alpha. Ve lo consigliamo tutti quanti, subito, proprio velocissimo. Noi vi ringraziamo per aver visto questo video molto originale nel frattempo. Sì, no, è veramente... Cioè, paiura, un video paiura. Noi video siamo paiura. Seri, noi abbiamo fatto vedere i veri giochi, quelli che dovete giocare, non i giochi strani come Hotline Miami o quella merda, come si chiama? Dom. Sì, Dom. Che schifo. Qua che cos'è una papera? Ma che merda è? Qua che gioco schifoso, no. Madonna. Comunque, bella a tutti. Bella. Aspettate, volevo dire un'ultima cosa. Ho fatto il mio GPSN per GTA 5. Potete aggiungermi sul multiplayer per giocare. Il mio nickname è Pruitz Criminale 94. Attenzione. Questo è un nickname potentissimo. Potenza. Quindi. Aggiungetelo. Io sono un pro. Io su Xbox Live. Xbox One Live, perché il nuovo Xbox Live sono sempre io, Xtonia X, Xtonia X Pro Snipere,
I sniper e perché era occupato i sniper, quindi i snipere. E quindi 360. No, l'ho detto. Sono però 720 i snipere. E quindi bella zi, paiura al prossimo mega ultra figo gameplay. Ciao. Ciao. Ciao a tutti YouTube Arts. Prima di tutto sto facendo quest'outro per ringraziarvi da parte mia e di Pruitz, che non c'è più perché se n'è andato, per aver guardato questo video. Si trattava, nel caso qualcuno di voi non l'avesse capito, si trattava di una parodia. Non è proprio nel nostro stile questa cosa, anche perché mirava a, si può dire, parodicizzare, prendere in giro nuovi canali, nuovi video che magari possiedono anche le capacità tecniche, come tagli, editing, robe così, ma mancano proprio i contenuti e diventano banali, come appunto Happy Wheels, Slender, survival horror vari. Per questo appunto abbiamo scelto Happy Wheels, abbiamo detto delle altre alternative che erano solo Happy Wheels. A parte questo, che dire, per chi sentisse tirato in causa perché ho preso tra virgolette in giro Dom, che poi è Doom, non l'ho fatto perché non mi piacciono robe così, ma l'ho fatto sempre a fini della parodia, perché io soprattutto, come anche Proviz, teniamo molto a questo gioco, anche perché io ci sono cresciuto con questo gioco. È stato il mio primo FPS, il mio primo videogioco a cui dedicavo del tempo. Ho iniziato a giocarci più o meno quando avevo 2 anni, con mio padre che si muoveva, io che sparavo, per poi arrivare a 3 anni e mezzo, 4, e iniziare a giocarci da solo. E di lì ho iniziato a costruirmi questa cultura sui videogiochi. A proposito di Doom, non so ancora se questa idea andrà in cantiere e quanto frequente sarà, se uscirà. Volevo anticiparvi il fatto che potrei iniziare una rubrica un domani presentando diverse mod di Doom. Il modding e il mapping è stato facilitato da motori come Zandronus, Caltego, Gezdoom, come lo chiamo io, e per questo ce ne sono veramente, 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 veramente tante. E al posto di fare i soliti video da 15-20 minuti che alla lunga stancano con i live commentary, mi rompevo i coglioni anch'io quando li montavo, ve lo posso garantire, solo che ormai li avevo fatti, li avevo caricati. Al posto di fare così, volevo fare una recensione fatta bene dove spiego come funziona la mod, mentre sotto c'è un piccolo gameplay di dimostrazione che durerà sui 6-7 minuti. Poi vedrò quanto tempo durerà quando proverò a fare i primi episodi di quella rubrica. Noterete, se inizierò quella rubrica, che no, quelle mod lì non hanno copiato da Grezzo 2, è Grezzo 2 che ha preso un sacco di sprite e skin da quelle mod e li ha messi in un minestrone così. Ed è per questo che io mi scandalizzo e mando a fanculo chiunque dica che Grezzo 2 è fatto bene, perché ha solo copiato e hanno addirittura il coraggio di venderle quelle cose. Vabbè, detto questo, ci vediamo al prossimo video. Ciao e buon.